Carissimi amici di Opera Libera, buon pomeriggio. Bentrovati e benvenuti a questa nostra nuova diretta. Sono Marco e oggi mi trovo nella sala del ridotto del Teatro Municipale di Piacenza. Vedete che abbiamo le G, abbiamo il pianoforte, perché ovviamente stiamo preparando la nuova produzione di questo cartellone d'opera 2021-2022. Poche settimane fa qui riecheggiavano gli echi di un Verdi giovanile, allora era l'Aroldo, e oggi invece rimaniamo nell'Ottocento romantico e andiamo a condividere con voi uno dei grandi compositori del melodramma ottocentesco e del bel canto, che è Gaetano Donizetti. Qui a Piacenza debutterà una produzione molto importante di uno dei suoi titoloni, il grande opera La Favorita. Un titolo particolarmente desueto anche per la difficoltà da un punto di vista musicale, da un punto di vista proprio vocale di tutti gli interpreti coinvolti. Oggi però ci fa un grandissimo onore, un grandissimo regalo da parte degli amici del teatro la presenza di un artista eccezionale. Vi presento il baritono Simone Piazzola, che ci racconterà il suo personaggio, e avremo un altro regalo da parte del teatro, cioè la presenza del pianista Gianluca Scheri, che insieme ce ne faranno vedere delle belle. Prego ragazzi! Salve a tutti! Buongiorno, grazie per aver accettato questo nostro invito, perché insomma le prove qui fervono a una velocità frenetica. Sì. Stiamo lavorando molto bene con il regista Andrea Cigni, col maestro Beltrami, stiamo lavorando sodo, con un cast eccezionale, Celso Albello, Anna Maria Chiuri, Simone Lillo, che stanno dando il massimo. E quindi questa è una produzione che già, non abbiamo dubbi, dovremmo venire a vedere. Ma dopo questa chiacchierata, tutti gli amici di Opera Libera, non solo, devono venire a vederlo. Quindi imperativo. E questo perché? Perché il nostro Simone nell'opera interpreta il personaggio di Alfonso XI, un re, no? Quindi un personaggio molto autorevole, un personaggio nobile. E per lui Donizetti scrive delle melodie stupende. Sì. Proprio perché ci fa comprendere il carattere nobile, anche il carattere forse un po' mesto di questo personaggio. Sì, è no? Un re, ma è anche un debole, perché diventa debole davanti all'amore. Lui nel secondo atto, quando si trova nei giardini di Alcazar, parlando con Don Gasparo della vittoria contro gli infedeli e di aver notato questo Ferrando, che è stato uno dei guerriglieri più che si è messo in vista, e parla anche di Leonora, tanto che poi si scoprirà che pur di avere il suo amore è disposto a ripudiare la moglie, perché lui è sposato. E quindi all'inizio c'è questa bellissima aria, viene Leonora con un recitativo altrettanto bello, molto difficoltosa questa aria, perché soprattutto è un canto a fior di labbra, è un canto nobile, un canto molto legato, dove si dà senso a tutte le parole, alle varie ripetizioni di alcune parole, dare un senso diverso a ognuna di queste. È un lavoro che insieme al mio pianista ripassatore Giuseppe Vaccaro in questi mesi abbiamo fatto molto attentamente, e insieme al mio maestro di canto Giacomo Prestia abbiamo lavorato molto sull'interpretazione, su come rendere questo personaggio non così convenzionale nel canto, ma cercando qualsiasi sfumatura possibile per renderlo unico. Anche perché siamo nel pieno bel canto, quindi certo. È molto importante il canto a fior di labbra, come ci dicevi, le sfumature, attenzione appunto anche alle parole, no? Sì, perché sì. Ricordiamo, siamo davanti a un re. Siamo davanti a un re. Un re innamorato, quindi è un amore anche alto, no? Potremmo dire un amore. Un re che anche di questo amore poi si vedrà nel terzo atto, dovrà rinunciare per riappacificarsi con la Chiesa, perché come ben sapete arriverà questo foglio da Baldassarre dove verrà scomunicato. Allora io partirei proprio con questi giardini dell'Alcazar, ma sì, no? Qui abbiamo fatto una sorta di excursus, adesso vediamo un attimino anche da un punto di vista un po' stilistico questo personaggio. Sì. Quindi ci dicevi, inizio di secondo atto, giardini dell'Alcazar, il nostro re sta pensando alla sua Leonora. Certo. Bene, forse volete vi faccio sentire... Ma sarà un gran piacere, un grandissimo piacere e soprattutto un'anteprima, perché sì. Ricordiamo che La Favorita debutterà venerdì 18 febbraio qui al Teatro Municipale di Piacenza, ma in anteprima nazionale, mondiale... Per gli amici di Opera Libera, il nostro Simone ci regala un assaggio del suo Alfonso. Con
cominciamo dalla recitativo dell'aria, viene Leonora. È stato proprio tutto l'excursus che hai fatto, no? Cioè questo recitativo molto imperioso, dove proprio si sentiva il re, ma poi nell'aria questo cuore, la sua debolezza. questo amore quindi si sente perfettamente nel canto, nello stile, no? Questo suo innamoramento per questa donna. Però il suo rapporto con Leonora purtroppo non è un rapporto d'amore felice. Non è un rapporto d'amore né felice e né tantomeno, diciamo, accettato da ambo le parti, perché lei, come ti dicevo, lui per l'amore di Leonora, della favorita, è disposto a ripudiare la moglie, ma lei nel duetto, che verrete a vedere, ovviamente, farà di tutto per fargli capire che non deve fare cose avventate. E diciamo che dopo un inizio del duetto, una prima parte del duetto dove
lui cerca di spiegarsi, cerca di far capire di non parlare così, dice detaci, non voglio sentire questa discussione, non voglio saperlo. Alla fine capisce che il suo amore è un amore sterile nei suoi confronti, non è amore, perché il suo amore è per un'altra persona, che poi scoprirà essere Ferrando. Esatto. Dal duetto vorrei farvi sentire una piccola parte. Ma volentieri. Gianluca, direi anche per la voce, una colonna peraltro in questo teatro, devo dire. Sì. E quindi qui il nostro re è veramente innamorato, no? Si sente, quando ricevi un uomo debole nel senso, ormai affranto dal dover accettare che Eleonora non può essere sua, non può ricambiare l'amore, non può essere sua, oppure può essere sua ma contro la volontà di Eleonora. E quindi appunto poi Leonardo, insomma, un personaggio anche tormentato, no? Quindi insomma, anzi, forse è una capostipite di tante altre figure, insomma, poco fortunate della storia dell'opera. E lui si organizza anche questa festa per Leonora, poi di fatto. Ma lì purtroppo riceve una brutta sorpresa dal messaggero del Papa. Arriva la notizia della scomunica. Perché addirittura appunto era inaccettabile non solo agli occhi della corte l'interessamento del re nei confronti di Leonora, ma proprio agli occhi del Papa. E quindi vedete anche la modernità di quest'opera, credo, perché un altro personaggio che tu hai interpretato tante volte, il Marchese di Posa nel Don Carlo, io penso al Don Carlo perché quella è forse l'opera che meglio rappresenta il contrasto tra Stato e Chiesa, no? E quindi ancora un re che ha il contrasto fra lo Stato e la Chiesa. E qui arriva questa scomunica, quindi per lui questo disonore. Sì, è un grande disonore per lui. Peraltro dover combattere con la Chiesa è un fatto non indifferente. E lui deve fare il possibile per riappacificarsi con la Chiesa. E dopo aver scoperto che l'innamorato e l'amante di Leonora è Ferrando, decide di fare un gioco d'astuzia, si può dire, usare l'intelligenza e la furbizia e dare la possibilità di sposarsi a Ferrando e Leonora. E in quel momento c'è una bellissima pagina che si chiama A tanto amore, dove si può notare la differenza tra la musica del compositore e le parole del librettista. Ci si può sentire molto, ma molto bene, la differenza tra questo suono dolcissimo, questa eleganza della musica, dell'accompagnamento,
ha un'interpretazione sofferta, nel senso che lui dice: ah, tanto amore e onore il tuo risponda, da re che concede l'onore a Ferrando, a Fernando, scusami, e dentro l'anima dell'uomo ferito. Sì, perché va bene riagganciare i rapporti con la Chiesa, ma lui deve rinunciare alla cosa alla quale tiene forse di più di ogni altro. Certo, no? Certo. E qui c'è questa pagina che, se vi fa piacere, vi posso far sentire. Guarda, non sappiamo come ringraziarti, non solo come fa piacere. Qui si coglieva benissimo quello che abbiamo anticipato prima, sì. No? Quindi il contrasto già tra le due arie e questo contrasto soprattutto sottolineato tra l'accompagnamento musicale e proprio lo stile di canto e le parole del librettista. Sì, sì. Quindi questo proprio è manifesto, insomma, da qua. Sì. Quindi il nostro re a questo punto deve lasciare andare la sua Leonora. Sì. Ma com'è l'uscita di scena di questo personaggio? Diciamo che lei è... va via non ancora consapevole di quello che sta succedendo. Tanto è che poi dopo Ferrando viene insignito del ruolo di Marchese di Montreal e praticamente lui con una felicità immensa accetta questo ruolo. E però a un certo punto le persone vicine a lui, il Don Gaspar, che è tutto tranne che un personaggio buono, un personaggio molto invidioso, anche perché devi pensare che questo è stato filo del re per tutto il tempo,
e in tutto quel tempo non ha ricevuto nessuna carica, nessuna onorificenza, lui in poco tempo si becca questo ruolo, no? Esatto. E lui viene, praticamente Leonora manda Ines per spiegargli del fatto che lei era la favorita del re. Però il furbo Don Gasparro imprigiona Ines e quindi lui non verrà mai a scoprire questa cosa fino a quando lo stesso Don Gasparro con tutti quanti dirà della realtà del passato di Leonora, no? E quindi lui impazzisce, no? Accetta, perché è un infangare il proprio nome, anche quando viene Baldassare che conferma questa cosa, quindi lui impazzisce. E nel frattempo entra il re con Leonora e lui praticamente prende questa spada e la spezza davanti al re. E in quel momento ci si aspetterebbe che un re, dopo questa infamia fattagli, risponda con aggressività, come un re, come risponda dando degli ordini. Invece canta queste pagine bellissime dove c'è l'uomo che è ferito dalla rinuncia di questo amore, che alla fine vede anche non concretizzato quello che per cui lui ha rinunciato, e canta queste due pagine meravigliose, se volete sentire. Io non posso mai dire di no, anzi è un regalo enorme. Grazie, maestro. Del personaggio, no? Che, però come dicevi appunto è una pagina molto dolorosa, sì. Qui ci si aspetterebbe la grande furia del re che sì, scaravolta invece... la corte, invece lui così abbandona la scena in punta di piedi, potremmo sì. dire. E poi c'è questo bellissimo concertato finale dove prende altre offese da parte di Fernando e quindi esplode in questa rabbia, in questo dolore e rabbia e anche invidia. E poi naturalmente lasciamo alla suspense il finale. Il finale dovrete vedere il teatro. Ma e Simone, in questa produzione Alfonso chi è? Secondo Alfonso, Andrea Cini. Secondo la produzione è un uomo che combatte contro il suo costume, contro il suo essere re. Quindi a momenti sarà solo Alfonso e a momenti sarà interpreterà il re. Non posso dire non possiamo altro, dire altro perché sennò altrimenti il regista mi ha mai però noi adesso leggiamo la locandina di questa produzione. Ricordiamo che la produzione debutta qua a Piacenza venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 20 con replica domenica 20 febbraio alle ore 15:30. Se proprio ve la perdete, il re però vi aspetta a Parma venerdì 25, se non ricordo male, e domenica 27. Quindi weekend emiliani, si mangia bene, si beve bene, perciò sì. Piacenza o Parma, vi aspetti. Io comunque mangerò bene. Ricordiamo la locandina. Allora, Alfonso XI, il nostro Simone Piazzola, Leonora di Guzman, Anna Maria Chiuri, Fernando Celso il Belo, Baldassarre, Simon Lim, Don Gaspar, Andrea Galli, Ines Renata Campanella. Venite perché è un cast veramente eccezionale.
tutti in grande forma, strepitosi, quindi non dovete perdere. E gli amici di Opera Libera ve lo testimoniano, perché grazie a Cristina Ferrari e gli amici, sì, del Teatro Municipale di Piacenza stiamo seguendo da vicino questa produzione, perché è un cast davvero irripetibile. Questo, bene, assolutamente. Benissimo. Confermiamo inoltre la presenza dell'Orchestra Filarmonica Italiana, che è diretta dal maestro Matteo Beltrami. Il Se coro... posso dire vai, una vai. Cosa, anche il maestro Matteo Beltrami è bellissimo lavorare con lui, perché stiamo facendo un lavoro sullo spartito e sull'interpretazione, adeguandola a tutta la produzione, che è veramente meraviglioso. Quindi non dovete mancare, perché stiamo lavorando veramente sodo per rendervi felici. Ma poi, a parte quello che dicevamo in apertura, secondo me è comunque un titolo prezioso, sì, sì, perché è un titolo complesso, perché i cantanti sono coinvolti molto, cantano molto, sì, si chiedono tante voci, però è veramente raro vederlo, no, come titolo, cioè, questo grande opera in italiano, perché appunto abbiamo la favorita in francese e poi la favorita in italiano, però è veramente un'occasione speciale, un'occasione, sì, unica, sì, insomma. Ricordiamo inoltre la presenza del coro del Teatro Municipale di Piacenza, diretto dal maestro Corrado Casati. La parte scenica, regia Andrea Cigni, le scene Dario Gessati, costumi Tommaso Lagattolla. Fantastici. Quindi, ve lo dice il re. Le luci di Fiammetta Baldisserri e le figurazioni Teatro Trieste 34. Si tratta di un nuovo allestimento in coproduzione fra il Teatro Municipale di Piacenza e il Teatro Regio di Parma. Simone, io non so come ringraziarti, come ringraziare il maestro Scheri del pianoforte, grazie, che è stato una colonna, è preziosissimo. Noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, saremo grazie, con te ovviamente ad applaudirti. Salutiamo tutti gli amici di Opera Libera e gli diamo appuntamento a Piacenza. 18 febbraio a Piacenza. Esatto, oppure a Reggio di Parma. Come volete, basta che venga. Voglio rivedere i teatri pieni. Noi salutiamo tutti e diamo appuntamento alla prossima puntata, ovviamente, quindi restate con noi per sapere cosa succederà nelle prossime puntate. Ciao a tutti! Ciao a tutti.